nation, we be world champion. Nicola Fasano, Alex Gesta. This one goes out to all my true hardcore party people out there. Where is the party? Here is the party. Muhammad, Mr. Worldwide, put it down with Mr. World Wisdom. So lash that thing up. Are you ready? Let's go. Tonight I just want to party. Tonight I just want some fun. Tonight I'm a little horny, so I gotta get me some. Tonight I'm a get in trouble, cause I am a son of a gun. Tonight I just want to party, so get me another round. Yeah. One time for my people in the disco. Keep fizzle. Two time for my people on the dance floor. Last of that thing up. People on the dance floor. Three time for my ladies on the strip pool. We just wanna make the girls. Ladies on the strip pool. Come on over, come on over. Y dale lo quita que tu puedes. Let's go to the coast of Puerto Rico. Questa, amici di Udinese TV, la copertina di questa nuova puntata di Orizzonti Bianconeri. Il 3-0 a firma di Garbero, andato in gol con una doppietta, e Riccardo Pinzi, con cui l'Udinese Under 15 ha superato tra le mura amiche l'Hellas Verona. È l'emblema di una squadra veramente in forma, la più in forma di tutto il settore giovanile dell'Udinese, che è salita fino al quarto posto. Ne parleremo più avanti nel corso di questa puntata con un inedito commento tecnico. Iniziamo adesso con il nostro solito review, cominciando con il campionato primavera. Purtroppo l'Udinese di Giacomin esce sconfitta dall'impegno interno contro il Sassuolo. Allora vediamo più nel dettaglio i momenti più importanti di questa partita con la sintesi a cura di Stefano Giovanpietro. Sassuolo che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, il contrario farà l'Udinese con l'arbitro, il signor Viotti di Tivoli, pronto a dare il via alla gara. Ecco qua che si comincia. Guadagna un po' di metri Paoluzzi, che cerca Varesanovic, da lì può sparare Varesanovic, palo colpito da Mac Varesanovic con la deviazione che aveva messo fuori causa Satalino, ma qui sfortunata l'Udinese che sbatte contro il palo. Ma poi Vasco cambia versante molto bene verso Bocic, che la mette giù bene. Bocic, la palla sul fondo, lancio lungo a cercare Dani Mota. Dani Mota in area, e il vantaggio del Sassuolo sul lancio di Celia profondo. Si è fatto sorprendere alle spalle Cagliazza, si è proposto Dani Mota, che davanti a Pizzignaco non poteva effettivamente sbagliare. Vantaggio del Sassuolo. Cross, palla allontanata sul secondo palo, arriva il raddoppio del Sassuolo con Farabegoli, che sul secondo palo di testa approfitta di una clamorosa dormita difensiva qui dell'Udinese. Sappiamo di quanto è efficace la deviazione sul primo palo, la sponda sul palo opposto, ma difesa troppo statica. Bocic dentro per Giulù, Giulù! Il gol dell'Udinese con Giulù che riapre la partita, e non poteva sbagliare da dentro l'area piccola. Grande azione di Bocic, assist per Giulù. Finisce il primo tempo con il Sassuolo in vantaggio 2-1 sull'Udinese. Pontis in una posizione pericolosa, allora batte Paoluzzi sull'esterno della rete. Giulù, gran palla aperta per Paoluzzi, Paoluzzi con il mancino, Satalino ancora. La battuta bassa di Paoluzzi filtra, esce fuori nuovamente da Paoluzzi, che ha un'opzione, riandare al cross, palla che quasi finisce in rete. La battuta di Pontisso e la palla che finisce fuori. Azione che si sviluppa adesso sull'altro versante, dove Paoluzzi fronteggia Frattesi. Frattesi se la porta sul mancino, cerca il suggerimento verso Franchini e l'appoggio in rete da parte di Dani Mota. Tutto regolare, la doppietta di Dani Mota, il tris del Sassuolo su una giocata illuminante di Frattesi, però ancora una volta difesa molto ferma. Raspadori per Ametai e addirittura il poker del Sassuolo con la verticalizzazione nello stretto, nel breve, da parte di Raspadori per Ametai, che aveva tutto lo specchio, ha incrociato con il mancino. Ma arriva adesso il triplice fischio, finisce qui, Sassuolo batte Udinese 4-1. Un KO quindi che va oltre ogni pronostico contro una squadra che nelle ultime 14 partite aveva realizzato soltanto 7 punti e che è tuttora la peggior difesa del campionato. E continua quindi la lotta a salvezza dell'Udinese, ma prima di vedere la classifica vediamo assieme tutti i risultati di questa 20ª giornata del campionato di Primavera 1. A sorpresa abbiamo avuto la vittoria esterna della Fiorentina sul campo della Roma e il pari interno della capolista
Atalanta che fa 2-2 con il Verona. Non sbaglia invece l'Inter che batte 1-0 la Sampdoria, mentre il derby di Torino se lo aggiudica la Juventus per 1-0, esattamente come è accaduto in Serie A. Per quanto riguarda invece le dirette avversarie dell'Udinese, il Napoli batte la Lazio e raggiunge i bianconeri in classifica, poi c'è il largo successo del Chievo sul Bologna per 3-1 e chiude il quadro il 4-1 di Genoa-Milan. Per effetto di questi risultati l'Inter raggiunge l'Atalanta in testa con 40 punti in una classifica che là davanti quindi si accorcia e che vede anche il rientro della Fiorentina sulla Roma. L'Udinese è decima con il Napoli a quota 24 e vede ridotto a 4 punti il margine sulla zona play-out. Ci sarà parecchio da sudare per la squadra di Giacomin anche nel prossimo turno contro un Genoa reduce da 4 vittorie consecutive che ha appena fermato il Milan. In ottica salvezza, invece, come vediamo qui in grafica, il Napoli sarà impegnato a Torino, sponda Juventus, e ci saranno poi gli scontri diretti Bologna-Lazio e Sassuolo-Sampdoria, mentre Verona e Chievo si incontreranno nel derby scaligero. Interessanti infine anche gli scontri di alta classifica tra Milan e Atalanta, Fiorentina-Inter e Roma Torino. Scendendo di categoria e parlando dunque del campionato Under 17, l'Udinese di Raffaele Ametrano si ferma dopo 6 risultati utili consecutivi e perde per 2-0 in casa della Lazio, che realizza un gol per tempo con il suo bomber Cerbara. Abbiamo parlato di questa partita con il difensore Paolo Snidarcic, lo ascoltiamo. Paolo Snidarcic, dopo tanti risultati utili consecutivi, un passo falso ci stava? Sì, ci può stare, anche se era meglio non farlo. Avevamo delle assenze che però non erano da prendere come attenuanti e sono 3 punti persi che peseranno molto, però è ancora lunga. Cosa ha avuto in più la Lazio, secondo voi, in questa partita? Credo che non abbia avuto nulla più di noi, anche perché abbiamo preso 2 gol veramente più che per meriti loro, per demeriti nostri, e abbiamo peccato nel concretizzare, e quindi torniamo a casa senza niente e speriamo di rifarci domenica. Ecco, ora c'è il Venezia, una partita solo sulla carta abbordabile, si sa poi che è sempre da prendere con la dovuta attenzione, e poi invece il calendario si farà più duro con tutte le avversarie di vertice un po' in sequenza. Questo sottolinea come i 3 punti persi siano molto pesanti, anche perché adesso arrivano Venezia a parte, che comunque sulla carta sembra facile, però parlerà al campo. Arriverà un ciclo di partite difficile e speriamo di fare come all'andata, dove siamo riusciti a prendere punti a Milan e Inter. E infatti avete dimostrato di sapervi esaltare nelle difficoltà, quindi punterete a fare lo stesso a ritorno. Beh sì, questo è l'obiettivo, poi come detto parlerà il campo e speriamo bene. Negli altri incontri della 19ª giornata del campionato Under 17, le altre concorrenti dell'Udinese non sbagliano. Il Cagliari infatti va a vincere per 1-0 a Verona e successo esterno anche per il Bologna, che passa a Brescia per 2-0. Vincono tutte e 3 le prime della classe, Atalanta-Spal si conclude 2-0, poi Inter-Chievo 4-2 e Cesena-Milan 1-3, mentre in coda il Cittadella supera il Venezia per 2-1. In classifica è sempre più lotta per il quinto posto, l'ultimo disponibile per qualificarsi ai playoff. La contesa ora quindi si allarga a 4 squadre, con l'Udinese a meno 2 dal Cagliari e Bologna-Chievo subito dietro. Assolutamente da non sbagliare il prossimo impegno per i bianconeri, che sul campo di Pavia di Udine affronteranno il Venezia, ultima della classe. Come detto anche nell'intervista, guai pensare ad una partita cuscinetto, nonostante i numeri per i lagunari siano impietosi, con 0 vittorie e 3 pareggi in 19 partite e 53 gol subiti. Sulla carta poco proibitive anche le partite che aspetteranno il Cagliari e il Chievo, rispettivamente contro Cittadella e Brescia, mentre lo scontro diretto Bologna-Cesena può giocare a favore dell'Udinese. Le partite che chiudono il quadro saranno Lazio-Atalanta, Milan-Verona e Spal-Inter.
Le gioie di questa domenica arrivano dall'Under 16 e dall'Under 15 che conquistano entrambe un netto 3-0 ai danni dell'Hellas Verona. Abbiamo visto in apertura le reti che hanno deciso il match degli Under 15, adesso vediamo invece in questa clip i gol realizzati da Ianesi, Agnoletti e Del Fabbro per l'Under 16. Took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I saw more abuse by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? On the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still won't. Una vittoria che segna un bel cambio di passo per la formazione allenata da Matteo De Biagio, che si rialza così da un periodo difficile e esce vittoriosa, quindi con 6 punti dal doppio impegno casalingo che l'ha vista affrontare prima il Brescia e poi appunto l'Hellas Verona, con uno score complessivo di 5 reti realizzate e 0 subite. Vediamo ora gli altri risultati della 18esima giornata. Atalanta-Chievo 3-1, Cesena-Venezia 5-1, Brescia-Cagliari 0-1, Inter Cittadella 5-0, Bologna-Milan 1-1, Lazio-Spal 4-1. In classifica i bianconeri salgono al 6° posto, sopravanzando Chievo e Bologna, e vedono ora la zona playoff lì a un solo punto, occupata momentaneamente dal Milan. Anche in questo caso la battaglia per la fase successiva rimane apertissima, con ancora 8 partite in calendario. E arriviamo ora al 3-0 dell'Under 15, una squadra molto interessante in prospettiva futura che ha attirato l'attenzione dei nostri talent scout esperti di tattica di Udinese TV. Ha visto la partita il nostro Gianluca Lena, allora sentiamo il suo commento tecnico. La squadra migliore delle giovanili fino a questo momento, anche perché occupano il 4° posto in classifica, con un dato particolare che è quello delle poche reti segnate rispetto alle squadre che le stanno davanti, paga più di 20 reti in tal senso, però è una squadra che si vede ha una base di lavoro molto molto solida. La crescita durante la stagione è stata importante, soprattutto dal punto di vista dei risultati. L'inizio non è stato dei migliori, ma poi quelle 4 vittorie consecutive con lo stesso risultato di 1-0 le ha dato fiducia. Quando vinci le partite in quel modo, con quel tipo di risultato, la consapevolezza dei giocatori è diversa. Riescono a credere maggiormente nel lavoro che fanno, anche se non hanno ancora l'età dei professionisti. Questo dà loro fiducia e ha permesso ad oggi di essere una delle squadre probabilmente più in forma, perché quella col Verona è stata la 3ª vittoria nelle ultime 4 partite, soprattutto con tanti gol fatti, che appunto abbiamo detto essere un po' l'aspetto che più paga rispetto alle squadre che le stanno davanti, la cui curiosità è che ci sono Inter e Atalanta nei primi 2 posti, come anche in primavera. Però se questo è il trend che ha intrapreso questa squadra, sicuramente il finale di campionato potrà essere dei migliori, cercando di ottenere quelle soddisfazioni che il mister conosce bene, perché l'anno scorso è arrivato fino a un passo dal sogno con quei 1/4 di finale persi contro la Roma, dopo aver battuto Sassuolo e Palermo. Sicuramente questa però è l'età in cui i giocatori non devono focalizzarsi su un certo tipo di ruolo o un certo tipo di lavoro, perché sono ancora dei giocatori, dei talenti lavorabili. L'importante è che seguano, che abbiano la voglia di poter arrivare, si mettano nella testa un determinato obiettivo e soprattutto ascoltino quelli che sono i consigli dello staff tecnico, perché tante volte un giocatore che magari ha delle caratteristiche e si sta esprimendo in un ruolo, a questa età probabilmente potrebbe dare qualcosa in un futuro anche migliore in un altro ruolo. L'importante è apprendere tutte le nozioni migliori per potersi poi esprimere al meglio. Buone, alcune buonissime, alcune individualità su cui il mister
sta lavorando, e queste saranno probabilmente anche il futuro di questa squadra, che magari vedremo però nelle prossime partite. L'importante, questo è un aspetto più forse educativo nella categoria, è che i giocatori davvero si concentrino sul campo, sullo staff tecnico. È importante che i genitori, coloro che da fuori assistono, li supportano, li aiutano in questo loro inizio di carriera, cerchino di stare col massimo delle forze più al di fuori rispetto alle scelte tecniche, perché solo in questo modo possono aiutare i figli e i ragazzi. Tante volte proprio i ragazzi che più riescono a estraniarsi da questi aspetti sono quelli che arriveranno. Quindi forza Under 15, continuate così, che il campionato può portarvi delle soddisfazioni. In attesa di conoscere il risultato del posticipo Atalanta-Chievo, vediamo gli altri risultati della giornata: Brescia-Cagliari 0-0, Inter-Cittadella 4-0, Bologna-Milan 0-2, Lazio-Spal 1-3 e Cesena-Venezia 3-0. L'Udinese balza, come detto, al quarto posto in classifica con 31 punti e salgono così a 10 le vittorie nelle ultime 13 partite. Subito dietro ai bianconeri ci sono Cesena, Cagliari e Bologna a giocarsi anche loro l'accesso ai play-off. Nel prossimo turno sia l'Under 16 che l'Under 15 sarà impegnata a Venezia in una 19esima giornata, che vediamo qui in grafica con le altre partite. Eccole qui: Cagliari-Atalanta, Cittadella-Bologna, Verona-Brescia, Milan-Cesena, Spal-Inter e Chievo-Lazio. In chiusura il nostro consueto aggiornamento sui campionati giovanissimi: sconfitti i regionali 2004 che perdono per 1-0 a Codroipo, Marcatore, Picciocchi al minuto 14, mentre gli sperimentali 2005 riescono ad ottenere un 5-0 ai danni della San Vitese, tripletta di Secli e doppietta di Okoro. Anche per stasera è tutto, amici telespettatori, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo per restare sempre aggiornati sulle nostre giovanili, sempre qui sulle frequenze di Udinese TV.